Siamo al pattinodromo Box Arena qua a Lugo. All'angolo rosso abbiamo Tata Jelal della Box Portofuori Team Musella, all'angolo blu Mastroianni Marcello della Biagini Box, della Biagini Rimini Box, coach il grande Biagio. L'arbitro del match, il signor Diego Guida. Siamo nella categoria elite, pesi medi, senza caschetto. Si parte, vediamo. Tata Jelal contro Marcello Mastroianni. Guardia ortodossa di entrambi. Marcello, parte Marcello. Jelal, attento. 21 match per Jelal. 54 match per Marcello. Siamo coperti dall'arbitro. Ci sono tutti i presupposti per assistere a un gran bel match. Sono due fighter che non si risparmiano. Marcello Mastroianni della Biagini Box Rimini sta preparando Biagio, sta organizzando la sua riunione, la sua classica riunione al Touring di Miramare, hotel che ospita tutti gli anni. Una bellissima riunione. Tata è entrato con un destro, adesso Marcello inquadra, viene evitato dall'arbitro su con la testa. Bei pugili, siamo vicini al professionismo qua ragazzi, non si risparmiano, pesi medi, la categoria regina per eccellenza. Dai l'indirizzo lui. Ok. Lamenta la testa. Tata Jelal nella foga, molto probabilmente si sono avvicinati con la nuca e Marcello ha colpito Jelal. Bel match qua al pattinodromo Box Arena Portofuori Box di Ciro Musella. Attenzione alla testa, secondo friendly warning, richiamo amichevole. Finisce primo round. Marcello, attenzione alla testa, seconda ripresa fra Tata Jelal, angolo rosso, Marcello Mastroianni della Biagini Box Rimini. Marcello Tata Jelal della Costantino Box. Due bei pugili, due bei medi. Montante, bella serie di colpi, si dovrebbe fermare, dovrebbe ripartire adesso. Attenzione, lamenta. Zitto, che ci devo pensare io, dice l'arbitro. Non farlo più, attenzione là. E lui chi è? No. È il Musella, ho sbagliato. Soccorso. E niente,
rettifico, abbiamo Costantino Box. Tata Gelal, e parte, è entrato con un sinistro, ancora doppiato ancora Marcello con la testa, molto probabilmente. Non vorrei che adesso dice non hai portato bene i colpi. Marcello, vai. Adesso uno scambio ravvicinato di Tata Gelal. Posizione alla testa, Marcello. Bel match tra due bei atleti, fisicamente sono ben piazzati. Prova il montante, tutta la varia serie di colpi. Ultimo match qui al pattinodromo Box Arena. Punzecchia con il jab. Marcello, Gelal dal canto suo, bella schivata, buon movimento di gambe. Finisce anche questo sottosopra di Gelal, il ritorno di Marcello. Finisce questo secondo round. Tino, mentre Marcello Mastroianni, il 23 marzo del 19 ha vinto a Rimini al Pala Flaminio contro Paxi Prince della Phoenix Box Fano. Bello questo match, pesi medi, ultimo match della riunione. Ciro Musella all'angolo di Tata Gelal. Ottavo match, sono stanchissimo. Tata Gelal, Marcello Mastroianni della Rimini Biagini Box. Incalza Marcello. Si porta fuori dalla portata Tata Gelal con un buona danza. Marcello lo ha messo all'angolo. Tata Gelal, vediamo, parte, non parte. Si è beccato un destro di Marcello. Dai Gelal, forza Marcello. Attenzione alla testa, Marcello. Ha tratto un destro. Lavora anche al corpo Tata Gelal. Bel match, ultimo match qua al pattinodromo Box Arena. Sono un po' stanchi. Ancora Punzecchia con il jab. Ultimo match della riunione, sono le 11, siamo stanchissimi. Scarica al corpo Tata Gelal, Marcello Mastroianni, bel fighter, 54 match per Marcello. Qui ragazzi bisogna passare al professionismo. Ancora Marcello. Schiva, giù con le braccia Marcello. Adesso incalza, ma non arrivano colpi potenti. Terzo round, stanchissimi. Finisce questo ottavo
match qua al Patinodromo Box Arena fra Tata Jelal, abbraccio, e Marcello Mastroianni. Il suo pugile, qualche testata. Aspettiamo questo verdetto. E Tata Jelal porta a casa il match.